We had a fire. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video reaction. Oggi abbiamo un ospite speciale, un giapponese a caso. Ciao. Ciao. Sono giapponese di Tokyo. Attivate i sottotitoli. Nihongo de shaberu. Parleremo in giapponese. Iniziamo subito con i buondì. Pronami. Buondì. Buongiorno temi. Oh, heavy. Heavy? È pesante, dice. Oh, proviamo i buondì. Buon appetito. Itadakimasu. This is actually so good. Really? A me piace molto la cioccolata che c'è all'esterno. Però dentro, secondo me, ho sempre questo problema con i buondì che sono un pochino secchi. Infatti, mi piacciono, però non mi fanno impazzire, ecco. E adesso le girella! Mamma mia, quanto tempo che non viaggio una girella. Della motta sono queste. È piccolissima! Che fanno le pubblicità fasulle. Assaggiamo la girella. Devo dire che pensavo fossero più grandi le girella. Carino. Kawaii, mitame. Itadakimasu. Itadakimasu. Ah. Nanka, sembra la fiesta. Sa di alcol. I don't think so. No? Sciroppo di glucosio, fruttosio, olio di palma. Baumkuchen di Okashigaru. Ah, ok. It's totally the same. Oh, really? Demo, arewa, white chocolate desu. Ah, oh. Mio amico giapponese ha detto che in Giappone c'è simile, però fatta col cioccolato bianco. Devo dire che la girella mi ha un po' deluso. Mi piace la cioccolata sotto perché io adoro il cioccolato. Però no, no, l'impasto non mi fa impazzire. Il sapore del pandoro, quello che rimane lì fino a Pasqua, ecco, un po' quello. Doshikatta? Doshikatta. Punto. È arrivato il momento della Kinder colazione più. Ma questa non si chiamava 5 cereali una volta, eh? Mi ricordavo questa era la Kinder cereali. Con i 5 cereali di... Ah! 5 cereali di Kinder colazione più, ecco. Ragazzi, questa era la mia merendina preferita di quando ero bambino. Mi piace già il profumo, bello, mi piace, ci piace, a me piace almeno. Do, nio, i nio, già, che buona. E tra l'altro questa, ragazzi, io l'ho sempre mangiata così, separando le varie parti e la mangiamo così. Come no, diciamo. Ho detto che sta di caffè, ma non c'è il caffè. Vabbè. Coffee fate night. Buona fate night. Ragazzi, buonissima. Io adoro la Kinder colazione più, quindi non posso essere propenso a dire yes. Proseguiamo con la Kinder Delice, che me l'avete suggerita un po' tutti nei commenti dopo il video con Kumiko. Non me la ricordo, sinceramente. Non mi ricordo che sapore avesse, però la proviamo. Ragazzi, qua finito il video mi sa che dobbiamo fare un giveaway. Ricorda un po' la Kinder Pinguin come aspetto. Adesso vediamo se la riesce ad aprire nel modo giusto. Ragazzi, noi gente di classe la apriamo così. Oh, eh sì. Io mi ricordo che tipo la mangiavo. Non mi ricordo. Itadakimasu. Why is it salty a little bit? Salty? Ha detto che è un po' salata. Salty? Non lo so. Ma in Giappone c'è un cioccolato. Ha detto che sembra un dolcetto giapponese. Devo dire che è buona. Però per il mio gusto che ho adesso è un pochino troppo dolce. Da bambino secondo me mi sarebbe piaciuta di più.
Però la trovo più buona del Buon D. Però non lo so, però dentro il caffè il Buon D ha il suo perché, mentre questa non la puoi mettere nel caffè, credo, almeno. Insomma, io mamma di tabetta con un casino che dice mamma. Sì, questa è decisamente la più dolce. Però preferisco il Kinder Pinguì o alla Kinder Delice. Kodomo ga suki sou nan. Anche lui dice che ai bambini piacerebbe un sacco, in effetti credo anch'io. Andiamo avanti con un dolce a caso che ho trovato alla Carrefour. Holy cow. La specialità italiana, pasticceria di qualità, pesche, nocciola, cacao. Mettiamoci anche un po' di natto e tofu, già che ci siamo. Via. Oddio, non lo so, l'aspetto è interessante. Ikko taberu maru. No, no. Sto skin na reru shin ga nai. Questo costava anche 4 euro, ragazzi, quindi speriamo almeno che sia buono. Itadakimasu. Nanda kore? Marzapane. Ma è marzapane questa? Oishii ka oishikunai ka dittara oishikunai. Se devo dire se è buono o non è buono, ti dico non è buono. It's like sugar. Non so cosa dire. Ok. E ragazzi, proviamo anche qualcosa di un po' più salutare. Ragazzi, cracker della misura che io adoro. È la mia colazione 5 cereali, al posto l'ho sostituita. Itadakimasu. Do? Sono molto da bere to. Dolce. Sugoi sweet tabete dakara. È buonissimo. Concludiamo con i nastrini della Mulino Bianco. Questa io la adoro, la metto tipo 10 secondi nel forno a microonde e mi piace un sacco. Non è troppo dolce. Orange non arriva, serio. Sa di arancia. Amakunakute. E non è troppo dolce. Ah, sotto avere un nito. Cioè, buona per mangiare la colazione. Voto per la Buon D. 6 per me e 7 per lui. Girella. This I will say... 6. 6? Io 5. Anche a me non è piaciuta molto. 5 per me. 10. I will say... 5. 5? Questa è buonissima. Vabbè. La Kinder Delice. If I was a child, sì, I would say 8. 8? But since you're not a child anymore, I would say 5. Do un 6 e mezzo perché mi piace più del Buon D. Però meno di altre merendine che ho provato. Cioè non è male, però un pochino troppo dolce. Però se è da prendere col caffè preferisco il buon D. Quindi dipende se la mangio così da solo o se la mangio con qualcosa. Ecco, questa è la my opinion. Ragazzi, questa come va? I don't wanna give this point. Ok. One. One maybe. Anch'io. Uno per queste veramente. 4 euro buttati nel cesso, proprio schifo. And if there's no more sugar here, I will say two. Ah, ok. Praticamente se fossero da mettere a confronto queste e lo zucchero normale, tipo zucchero, un pacchetto di zucchero darebbe 2 allo zucchero e 1 a queste. Perché è proprio zucchero, ma è ben buono anche dello zucchero, lo so come spiegare. No, ragazzi, allora non scherziamo, la peschina non si tocca, non mi potete dare un voto così basso alla peschina. Chiediamo un aiuto dalla giuria popolare, mettete un hashtag I love peschina e facciamogli capire che gli devono dare una seconda possibilità, eh? I cracker della misura, a questi anche io do ancora 10 perché, cioè, sono diversi dalle Kinder colazione più, però hanno il suo perché. 8. 8. 8. Finiamo con questa. 7. Same as Buon D? I think, yeah, I like both. Ok. Ok, io do 9, dai, 9. Ragazzi, questa è la classifica. Ditemi ragazzi se anche voi siete d'accordo con noi. Dove è che è il più schidata già? Quale? What do we say? 8. Questo è 8, right?
I know you give 7. 7? Oh my god. That's weird. Right. That's ok. La mia preferita è la Kinder colazione più e il cracker della misura e poi queste. Mentre lui ha detto quello. Rettifichi? Cosa fai? Quindi dai un 9? Yeah. Ok, vabbè, il mio amico giapponese ha detto che darà un 9 alla Buon D, mandando a cagare la classifica che vi ho appena fatto vedere. Ma queste erano le mie preferite. Ditemi quali sono le vostre preferite e ditemi se qualcuno di voi adora questi. Magari nel prossimo video facciamo la challenge in cui il mio amico giapponese deve mangiare i rimanenti dolcetti. Mi sa che questi finiranno in un brutto posto. Vabbè ragazzi, grazie mille per aver visto questo video. Se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace. Ditemi se vi piacciono questi video di reazioni con giapponesi a caso. Ciao. Ciao. Se no. Ciao.